Ok, hai scelto che mangi la larva. Mi sembra ovvio. Bene, ci siamo. Prima di tutto tolgo la testa, perché ha delle zanne dall'aspetto medievale. Oh! Energia purissima. Proseguiamo. Dov'è? Dov'è andato? Eccolo là. Ok, proviamoci. Ok, ce l'ho! Ci siamo! Alle fauci serrate! Cavolo! Sembra arrabbiato! Vedi, gli ho chiuso la mascella, ma guarda come sono affilati questi denti! Non è il caso di restare in acqua con questa bestiolina nei paraggi. Ok, lanciamolo dall'altro lato di questo tronco. Così posso proseguire lungo il fiume. Sento che più fa caldo e più mi indebolisco. Devo fare qualcosa per rinfrescarmi subito. Se devi fare pipì, puoi usarla per rinfrescarti un po'. Se uso questo panno e ci faccio la pipì sopra. E certo non avrà un buon odore, ma mi rinfrescherà. Il modo in cui funziona, ora che è pieno di pipì, è che quando me lo metto addosso... Ok. Oh. Oh, ho odorato troppo. Oh, quando te lo metti addosso causa il cosiddetto raffrescamento evaporativo. È umido, così quando il vento lo colpisce il fluido evapora e aspira il calore del mio corpo. Non funzionerà all'infinito, ma di certo mi aiuterà un po'. Oh, posso già sentirlo, mi sento già più fresco. Oh. Bene, vuoi che usi il bastone per provare a bloccare la testa? Probabilmente è saggio. Non voglio perdere di vista questo serpente. Come vedi, è arrotolato. Quando tirano indietro la testa così e si arrotolano, significa che possono scattare in avanti e attaccare. Possono attaccare molto più velocemente dei miei movimenti. E se vieni morso da un serpente a sonagli e non puoi chiedere aiuto, sei davvero in un mare di guai. Ok, per raccogliere il veleno userò un guanto di lattice. Abbiamo anche questo piccolo barattolo. Ok. Non andartene, resta lì. La cosa da fare è tendere il guanto di lattice sopra questo. Si prende la testa e si infilano le zanne attraverso il guanto, così il veleno scende dalle zanne nel barattolo di vetro. Ok. Questa è una cosa che è meglio non copiare. Facciamolo. Lo bloccheremo con il bastone. Ce l'ho, ecco qui. Eccolo sta, aprendo un po' la bocca.
Gianni. Dentro. Tiriamolo via. Poi possiamo liberarlo. Piano e lasciarlo andare via. Ok, bel lavoro, ben fatto. È stato saggio bloccare la testa con il bastone. Sai, si dice sempre che con i serpenti, se controlli la testa, controlli il corpo. C'è solo una parte pericolosa nei serpenti ed è il veleno, le zanne. Ok, andiamocene. Me lo sentivo che avresti scelto questa opzione. Prendere le ghiande da una cacca d'orso, lavarle e mangiarle. Cos'hai che non va? Ok, forza allora, facciamolo. Oh, cielo, puzza da morire. Ok, prendo un po' d'acqua dalla borraccia. Ricorda, devi provarci solo se stai davvero morendo di fame. Ok, ho preso alcune di queste ghiande. Ora le laveremo. Voglio togliere la roba marrone. Ok, guarda. Ci sono rimasti questi piccoli pezzetti. Non posso pulirle meglio di così. Sono solo digerite per metà dall'orso. Un altro pezzo. Dammi un secondo per sciacquarmi la bocca.